Ragazzi, non potevamo iniziare questa puntata alla grande. Guardate che spettacolo. Ed eccolo il trio al completo. Ci sta regalando un'apertura fantastica. E come dimenticare l'amico Arlecchino, salvo per un pelo. E oggi ci sta regalando la sua coda stupenda, di 2 anni di vita. Ancora è una codina. E tu chi te lì? Chi boy? Matricularia! Della serie Tu che ti stai a impicciare. Ci stanno regalando delle code fantastiche, che belle! Anche il pavone bianco sfoggia la sua prima coda di 2 anni di vita. Pensate un po', nell'estate 2021 avranno 3 anni di vita. Non oso immaginare come sarà a 3 anni, una poesia. Mentre il nostro caro amico Hamilton ha 6 anni di vita. Maestosi. Ladies and gentlemen, abbiamo i fantastici pavonazzi, Gheo, Cubi ed Hamilton. Ma nonostante tutto, il bianco non si perde d'animo e corteggia la sua donzella. E come potete vedere, la piazza è sua, maestosi. Dietro c'è un magnifico sfondo di cocincine nane di razza Bantam. Pezzo di invidioso. Gustavo, è inutile che fai tanto il gradasso qui con Cubi. Sei brutto. Lui è nato pavone e tu sei nato pollo. Lui resterà per sempre un pavone. Di conseguenza, tu cosa resterai? Ti lascio col beneficio del dubbio, così avrai modo di pensarci un po' su, ecco. Ma posso dirti che la vita è ingiusta. Ti capisco. Cubi continua a farti la dannazza, eh? Gustavo, ti ha dato le spalle, ammo camo. Sfida tra i 2 campioni. Eppure il piccoletto, per via del suo colore, se la gioca alla grande con Amy. Niente, mi sono innamorato. Maestoso. Sembra una statua. Lui è l'imperatore. E chissà, magari l'anno prossimo potrebbe anche usurpare il posto al re Hamilton. È la metà di Hamilton, ma già si atteggia da leader. Che meraviglioso terremoto! Continua, ragazzo, eh? Che buffo! Ah, ma è un maestro di danza! Se la fa meglio di Michael Jackson! È un po' troppo elettrico, Ucarusid! Giustamente Hamilton non vuole restare indietro. Culo di pollo! Ed una settimana dopo? Niente, oggi non sono tanto in vena di gioire perché c'è la mia pavonessa bianca di 2 anni che sta male, cioè non mangia più, sta con le ali calate, ha pure sonnolenza e tutte queste cose che mi ricorda la mia pavonessa del comune che dopo aver deposto l'ottavo uovo è morta. Ma lei ha ancora 2 anni e non ha mai fatto nessun uovo. E tra l'altro i pavoni iniziano a deporre le uova a 3 anni, si dice. È molto raro
che la facciano due, ecco. Niente, non mi resta che chiamare il grande esperto Giuseppe, vediamo cosa mi dice. Incrociamo le dita. E Christian, io però devo dirti una cosa di questa pavonessa. Ha la coda alzata, ha la sensazione o il primo anno che deve deporre le uova e ha dolore. E quindi non puoi fare altro che aspettare, perché ha la coda alzata, se ci fai caso. Tiene la coda sollevata come quando loro stanno per fare le uova. Potrebbe essere. Però mi pare che è ancora piccolina, cioè fa 2 anni quest'anno. Ancora deve farli, ecco. Boh, non lo so, non saprei. Guarda che le femmine già possono deporre a 2 anni, ah, quindi per lei potrebbe essere il primo uovo e a dolore. Nulla di particolare. Tanto non puoi fare altro, ma ho la sensazione che sia una situazione del genere. Ascolta a me e come ti dico io, stai sereno. Più esperto di te non esistono al mondo in Sicilia, quindi... Comunque va bene, io aspetto, perché d'altronde ieri penso che stava bene la pavonessa. Vediamo, comunque, oggi non ha mangiato, non... è così come... L'anno scorso quella schida s'acquagliava, però già le uova le aveva fatte. Sembrava avere lo stesso tipo di problema comunque. Vabbè, comunque oggi è solo il primo momento. Io giustamente ormai mi metto subito allerta perché dopo l'esperienza dell'anno scorso io la voglio prendere, giustamente la voglio curare in caso. Però aspettiamo, ti ascolto, dai. Anche perché non è che ci sono altri segni per cui tu puoi intervenire con un farmaco. Non è che ogni animale che sta male lo afferri e incomincia a fargli antibiotico. Cioè, in questo momento sta male. Cioè, ovviamente non c'è garanzia né niente, ma in questo momento questa coda alzata a me dà l'impressione di una pavonessa che ha l'uovo dentro e che lo deve fare e lo farà. Chiaramente te lo sbrizzia un neghè, non è che te lo fa nell'annido. Quindi tu ti ricordi anche le tue pavonesse avevano questo, diciamo, problema, forse la prima volta che dovevano fare le uova, ecco, no? Quindi avrai questo ricordo che... e poi ti facevano l'uovo, chiaramente. Ma il maschio che ha 2 anni può fecondare in questo caso? Il maschio potrebbe. Ovviamente, diciamo che la maturità certa ce l'ha a 3 anni, però mentre la femmina ha 2 le uova le può fare, il maschio è con il ni. Niente, la pavonessa sembra peggiorare minuto dopo minuto. È di lenta nel mangiare, lenta nei movimenti. Io non ce la faccio più con questi pavoni, soprattutto con queste femmine. Tengono le ali basse, movimenti lenti. Ora questa, se non capisco che cosa, se muore. Allora l'ho presa, l'ho messa qua nel casottino per tenerla un po' più monitorata, dato che ancora uova non ce n'erano. Però ha appena fatto delle feci liquide, che ovviamente non sono ottimali. Cristian, ancora tu non hai imparato una cosa, che i farmaci a casa si tengono quando gli animali stanno in salute, perché quando hanno problemi, poi all'ultimo momento non lo trovi e quello che ti vero. Serve. Tu pensi che il problema si risolva, ma gli animali, quando si tengono animali, gli animali si ammaleranno sempre. Io questi farmaci li cercavo prima, li compravo quando gli animali stavano benissimo. Tanto le patologie a cui sono soggetti sono 2 o 3, non è che serve, non è che è come da noi che ci serve quello per il raffreddore, quello per il mal di pancia, quello per il mal di testa. Cioè sono poche le patologie, servono 2 o 3 farmaci in fondo. Che devo fare? Andiamo a vedere come stava. Ci mancava solo questo. Giuseppe, tu sei un genio, non avevi ragione, di più. Infatti stamattina benissimo ha fatto il primo uovo. Meno male che poi non gli ho iniziato le punture, perché ieri poi quando l'ho messa qui dentro nel casottino, lei subito si è messa qua sopra, quindi ho detto, ma eppure un po' di forza ce le ha. L'uovo di pavone bianco, fantastico, contentissimo. A posto. Che bella! Brava! Complimenti! Ah ragazzi, non potete capire che grande sollievo! Si trattava della deposizione del suo primo uovo e questa è stata anche una bella botta di fortuna, perché in genere loro depongono le uova a 3 anni di vita, ecco. Dopo aver perso la pavonessa del comune, già mi ero preoccupato.
perché ha detto no, non è possibile, ma sempre della stessa cosa soffrono. Anche se la pavonessa del comune ai tempi aveva già deposto le uova, quindi lei sicuramente avrà avuto qualche coccidio, qualche batterio, ecco, insomma, e purtroppo non l'ho capito in tempo. Ma stavolta si trattava di una cosa normale, ecco. Come al solito il grande Giuseppe, il re dei pavoni, aveva ragione, ecco. Non vi resta che mettere un bel like e ci vediamo alla prossima, allora. Un saluto!